Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e oggi vi presento un nuovo programma di editor chiamato Mini Tool Movie Maker. Ovviamente ragazzi è già una garanzia perché stiamo parlando di Mini Tool, che ci permette di avere programmi efficienti e facili nell'utilizzo. Come vi dicevo, oggi parliamo di Mini Tool Movie Maker, la versione 6.1 al momento, e ci permette di editare, quindi modificare i nostri video con un semplice clic. La sua interfaccia è veramente semplice da utilizzare e ci sono un sacco di elementi creativi, come ad esempio stickers, effetti e tanto altro che possono assolutamente servirci. Acquistando il piano a pagamento possiamo esportare i nostri video editati nella qualità superiore a 1080p e soprattutto senza watermark. Quindi consiglio di acquistarlo anche perché è un programma che vale la pena. In alto su pricing possiamo vedere di quanto stiamo parlando, praticamente pochissimo, perché ragazzi i 13 dollari corrispondono più o meno a 11 euro qui in Italia e la licenza vi dura un mese. Acquistando anche il piano annuale risparmiate ragazzi un sacco di soldi, quindi ne vale assolutamente la pena. Andiamo a scaricarlo su free download, poi lo installiamo, quindi accettiamo i termini e clicchiamo su install now. Ci metterà veramente poco per l'installazione. È una procedura abbastanza veloce. Una volta installato, clicchiamo su Start Now. Guardate che bella l'interfaccia di caricamento, adoro un sacco. Allora, ragazzi, questa è l'interfaccia iniziale di partenza. Qui possiamo decidere l'aspect ratio, quindi la dimensione del nostro video. Io lascerei la widescreen e poi clicchiamo su New Project. Quella in basso che vedete, ragazzi, è la timeline. Ci permette di inserire i nostri video, file audio e i vari sticker. Davvero tanti componenti. Iniziamo importando i nostri file da editare cliccando su Import Media Files. Come vi dicevo prima, possiamo importare video, audio e tanto altro. Ho importato un video e un file audio. Cosa faccio? Passo sopra con il mouse sul video e clicco sul simbolo del più. In questo modo viene aggiunto in basso sulla timeline. Già da qui possiamo andare a modificarlo, cliccandoci sopra una volta. Infatti è possibile modificare il contrasto del video, la saturazione e la luminosità. Vi faccio vedere il contrasto in questo caso, il cambiamento che c'è in questo video aumentando e diminuendo il contrasto. Come vedete, sì, sicuramente cambia qualcosa, è notevole questo. Adesso proviamo la saturazione, andiamo ad aumentarla. Infatti, come vedete, sì, si vede molto, soprattutto perché c'è il colore rosso come colore predominante. Ho abbassato la saturazione, avremo colori più freddi. Poi abbiamo la luminosità, quindi su brightness. Andiamo ad aumentare e vediamo un po' cosa succede. Aumentiamola ancora di più e aspettiamo 2 secondi. Sì, effettivamente è tanta, quindi dobbiamo regolarci noi con la luminosità, così come tutte le altre cose, come anche tutte le altre funzionalità. Andiamo ad abbassare la luminosità, questo sarà il risultato. Quindi comunque ci sono i vari effetti. Poi abbiamo il 3D LUT, ci permette di dare effetti più particolari come effetti vintage, effetti film in bianco e nero, quindi Clarity, dargli maggiore dettaglio al video, Cool Film, Dark Film, davvero c'è di tutto. Harry Potter e tanto 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 altro. Questo per rendere il nostro video ancora più bello. Poi abbiamo la sezione Rotation, ci permette di girare in questo modo il video, quindi dall'altro lato, oppure di capovolgerlo al contrario. Possiamo girarlo, quindi ruotarlo ai gradi che vogliamo e possiamo anche speedarlo, quindi velocizzare il video insieme all'audio. Su speed aumentando aumenteremo anche, come vi dicevo prima, la velocità del video e dell'audio, accorciando naturalmente il tempo del video nel caso stessimo a velocizzarlo. Naturalmente, oltre a velocizzare, si può anche
anche rallentare il video, quindi aumentare anche la lunghezza della clip. L'audio lo possiamo aumentare o ridurre. Possiamo dargli un effetto in entrata e un effetto in uscita. Andiamo a vedere l'effetto di speed. Vi mostro alcune parti. Mettiamo la velocità sul 2x e riproduciamo il video. Possiamo premere barra spaziatrice per riprodurlo o cliccare sul simbolo del play. Iniziamo, vediamo un po' il risultato com'è. Possiamo ancora di più aumentare la velocità, quindi andando qui sul 2x impostiamo 4x, riproduciamo nuovamente il video. Questo sarà, ragazzi, l'effetto. Vediamo come bene il mattarello riesce a stendere l'impasto in velocità, perché abbiamo impostato come velocità il 4x. Possiamo raggiungere una velocità fino ai 50x, per farvi capire è assurdo, pazzesco. Possiamo ridurre la velocità del video, quindi rallentarlo. Andiamo a vedere l'effetto con il 0.1. Premiamo play, aspettiamo qualche secondo, come vedete tutto abbastanza lento, rallentato, perché abbiamo impostato come velocità il 0.1x e abbiamo anche il reverse speed, ragazzi, quindi rendere tutto al contrario. Esempio, mettiamo come velocità il 2x, impostiamo il reverse speed, premiamo play e il video, ragazzi, sarà letteralmente al contrario alla velocità che noi abbiamo imposto. Impostiamo anche l'audio cliccando sul più, come vedete scenderà giù. Vi mostro, ragazzi, l'effetto di fade in, quindi di dissolvenza iniziale dell'audio, e fade out, la dissolvenza alla parte finale dell'audio. Iniziamo con fade in, impostiamo magari un 5.0, andiamo ad ascoltare l'audio, play. Avete sentito una leggera dissolvenza nell'audio in entrata? Se ancora no, andiamo ad aumentare la dissolvenza negli 11. Ascoltiamo come l'audio parte in maniera leggera, silenziosa e poi lentamente aumenta sempre di più. Quindi andiamo a riprodurre il video, in sé anche l'audio. Capito, ragazzi, che cosa intendevo con fade in? Davvero stupendo. Possiamo fare la stessa cosa su fade out, quindi sull'audio in uscita, ovvero questa zona qui che è la parte finale. Funziona allo stesso modo, ragazzi. In alto abbiamo anche le transizioni, quindi dividere clip per inserirci una transizione. Esempio, trascino il puntatore blu sulla parte che voglio tagliare del video. Esempio, questa parte, clicco sulla forbice in blu e me l'avrà divisa. Adesso qui, come vedete, c'è uno spazio vuoto. Inserisco cliccando sul più la transizione. Ce ne sono tantissime anche andando in basso. Magari questa qui. Abbiamo anche un'anteprima di come sarà la transizione passandoci sopra con il mouse. La trascino e la imposto dove stanno le frecce. Quindi una che va davanti e una che va indietro. Andiamo a vedere l'effetto, ragazzi. Premiamo play. Vediamo. 3, 2... 1, vediamo, sì, ragazzi, si è notato. Possiamo cambiare anche transizione se vogliamo, sostituendolo alle altre frecce. Vediamo adesso, 3, 2, 1, wow, ok, va benissimo. E ce ne sono davvero tante, abbiamo le avanzate e tutte le altre. Poi abbiamo gli effetti video, in alto su Effect, possiamo quindi dare un colore diverso al nostro video, una sorta di filtro. Andiamo a provare questo, il Black Cut lo aggiungiamo con un click. Se non ci riuscite, trascinate l'effetto sul video in questione. Questo sarebbe il risultato con questo effetto, ragazzi, veramente carino. Possiamo farlo ovviamente anche con le altre clip. Aggiungiamo questa qui, Emerald, vediamo l'effetto che dà al video, riproduciamo, sì, molto carina. Nel caso in cui vogliate togliere l'effetto, perché magari non vi piace o per altri motivi, trascinate None sulla clip dove avete aggiunto l'effetto, così tornerà tutto in maniera normale. Possiamo aggiungere anche il testo cliccando su più, ok, ecco che ci appare il caption 2, che sarebbe il nostro testo. Possiamo modificare la sua posizione tenendo premuto il mouse, il suo testo qui al lato dello schermo. Io ci inserisco Mary Light, come
è il mio nome del canale, se vogliamo aggiungere il grassetto al testo oppure no, cambiare font, cambiare il colore qui su text color, esempio un bel nero ci potrebbe stare, insieme al bianco è carino, e anche l'opacità. Volendo si può aggiungere anche uno sfondo dietro al testo, qui dove c'è la A e la B, e l'opacità come vi dicevo ragazzi, più chiaro, eccetera eccetera. Poi abbiamo motion, che sarebbe lo zoom ragazzi, zoom in basso, zoom in alto, a destra o a sinistra, ci sono vari tipi di zoom. Proviamo lo zoom in alto, quindi lo trascino sulla clip dove voglio impostare questo effetto zoom, premiamo play e vediamo l'effetto ragazzi. Beh, io direi che insieme al testo che abbiamo aggiunto è veramente super carino. Possiamo aumentare la durata del testo qui in basso tenendo premuto il mouse, andiamo a rivedere la clip. Molto 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 carino. Avete visto l'effetto zoom ragazzi? Rende il video più bello decisamente. Poi abbiamo gli elementi, quindi abbiamo i vari sticker, frecce, simboli, il simbolo del like, dell'iscriviti, del follow, comunque sticker che sono utilissimi. Esempio, aggiungiamo questo del subscribe, lo scarichiamo sulla freccia e poi lo aggiungiamo. Questo lo voglio spostare in avanti, qui sulla seconda clip. Andiamo a vedere il risultato ragazzi, premiamo play, aspettiamo qualche secondo che appaia. Ecco ragazzi, sì, ha decisamente un effetto meraviglioso. Possiamo anche aggiungere un bellissimo like, andando in basso troviamo tanti altri simboli, tanti altri sticker, super super utili e carini. In alto abbiamo anche i template, ovvero modelli già preimpostati, vi consiglio di andare a darci un'occhiata perché merita tanto. Una volta finito di editare il nostro video, possiamo andare ad esportarlo, quindi in alto clicchiamo su export, selezioniamo in che modo vogliamo esportarlo, se in formato PC o in formato device, quindi per dispositivi come iPhone, smartphone, eccetera, eccetera. E una volta fatto, cliccate su export. Vi consiglio di scegliere il percorso in cui salvare il video. Chiaro però che se state utilizzando la versione gratuita ci sarà il watermark, quindi il video non sarà completamente libero dal testo, che è il marchio dei produttori di questo programma. Vi consiglio di acquistare il piano a pagamento perché ne vale la pena e soprattutto perché vi permette di non avere il watermark e di usufruire al massimo delle funzionalità del programma. Clicchiamo su export e a questo punto ce lo preparerà. Non ci resta che aspettare e andare a guardare il nostro video. Io spero ragazzi che questo video vi è stato d'aiuto, se sì lasciate un like, ciao e alla prossima da Mary Light.